Finché c'è il fisico. Ma perché ho fatto tutta sta spesa? E meno male che sto in vacanza da solo. Allora, che ho comprato? Fagioli, tonno, tonno, fagioli, fagioli, sgombro, sgombro! Cazzo, mi sono sbagliato! E vabbè, ormai ho preso. Pomodoro. Penne, col sughetto. Penne. E che inchiostro? Ma come mai? Ah, stavano in offerta con l'assorbenti. Ah, oh, eccoli, eccoli. Bella sta suoneria. Cla? Ci credi che mi dispiace risponderti ogni volta? No, è una cosa mia. Sì, sono tornato adesso dal supermercato. Tutto bene. Tutto bene. Indovina. Ho preso lo sgombro. Ma niente, ma secondo me lo sanno che ci casco. Ogni due di tonno me ne mettono una di sgombro. Bella giornata, sì. Oggi brace. Mi tratto bene. Sono soletto. E vabbè, tu ancora al chiodo. Adesso tocca a me. Acla. Sto in grazia di Dio. Cioè, qui non ti rompe nessuno. Ma quale, scusi? Quella? Guarda, guarda che mani, guarda. Ah, quell'altra. Quella più piccola. Beh, certo, costa di meno. Sì, sì, ho capito, grazie. Vai, 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 non ti preoccupare. Lavora. E io sto in vacanza. Dai, che tra poco toccherà pure a te. Cla, attacca tu perché ho le mani bagnate. Ciao. Ciao. Salve. Salve. Senta, scusi. Non è che per caso mi può dare una mano, che ho delle cose da portare? Eh? No, no, niente, non si preoccupi. Ah no, ma se vuole le do una mano. No, no, no. Faccio da sola, non si preoccupi. Porello. Vabbè, questo lo mettiamo qua. La brace l'accendiamo dopo. Madonna, che caldo! Senti adesso! Senti Carietta! Oddio, pure da sdraiato sta così. So disgrazie. Scusi, posso fare qualcosa? No, dico, sente tanto... Oh, insopportabile, guardi. Mi dispiace, poi anche da solo. Ormai ho rinunciato, l'accompagno meglio soli. Vero, capisco. Certo, in queste condizioni, che coraggio. Oddio, oddio, oddio! Senti adesso? Vabbè, questo c'hai fitta, io così non ce la faccio. Io sono venuta in vacanza per rilassarmi, non è cattiveria, chiedo se posso cambiare piazzola. Un'altra. No, ma fate tutto il giro del campeggio. E guardi, io farò un pochino avanti e indietro, quindi magari... Vada, vada. Capirai. E beh? No, mi sta finendo l'effetto aria condizionata. E certo, mi sono già asciugato. Senti adesso. Ma che sei portata questa? Un vaso con le piante finte al campeggio. Cuscino d'oro. Sto coso di legno. Ma che? Mamma mia, questa è strana.
Non è che fai riti voodoo. Ecco, lo vedi che ti asciughi subito? Non c'è nessuno alla reception. Ma a quest'ora non trova nessuno, no, poi di domenica. Vabbè, che c'entra? Siamo in vacanza, non esiste né sabato né domenica. Scusi. No, è che prima. Che? Ma no, niente. Niente, scusi tanto, niente. Ma stava così. Non sta così. No, questa c'è antica. Purello. Ma è da tanto che non vai in ferie? A dire il vero sono 5 anni. Caspita, stai esaurita, sì. Bene, allora inizio questo montaggio, eh. Bella questa tenda, Campex. 2 posti, 2 aste, 2 incrociate. Si monta in 300 secondi. Sì, 5 minuti. Sì, 300 secondi. Ma non fa prima a dire 5 minuti? Non ci riesco, ormai calcolo il tempo in secondi. Sì, certo. Quindi da quant'è che è qui? 172.800 secondi. Eh? 2 giorni. Provo a montarla, eh. Ah, ma se le serve una mano mi chieda pure. Ma che fa? Niente, le sto chiedendo se le serve aiuto. Con tutte e 2 le mani, poi! Beh, si dice dare una mano! Ma è chiaro che poi si utilizzano tutte e 2. Dai, cominciamo! Ma lei è uno stronzo! E lei è una principessa! Come si permette di prendersi gioco di me? Lei sta esagerando. Mica offrendole aiuto le sto dando dell'incapace. Ma lei è un falso ipocrita, si vergogni! Eccone un'altra! Femminista! Che appena uno prova ad essere cordiale e gentile si sente minacciata, ma faccia da sola! Ma lei è un pazzo! Dico, è mezz'ora! Anzi no, quanti secondi sono che sto qui? 1800. Bene, sono 1800 secondi che lei mi sta prendendo in giro simulando di essere invalido. Invalido io? Ma che sta dicendo? Ma di che parlo? Di che parlo? Eh? E di che parlo? Eh? Di che parlo? Eh? Ah, adesso è nervosa, eh? Le prendono i ticchi. Vabbè, non si preoccupi. Non si preoccupi che cosa, scusi? Adesso lei è nervosa, meglio non discutere. Che cosa le fa pensare che io sia nervosa? E che me lo fa pensare? Che me lo fa pensare? Che me lo fa pensare? Ma che fa, ricomincio? Lei ha un tic, su, me lo può dire. Non c'è niente di male. Un tic! Io stavo imitando lei! È da quando sono arrivata che la sto osservando tutto storto, dolorante, che si lamenta fingendo di essere invalido! Cioè, aspetti un attimo. Quindi lei mi stava imitando credendomi invalido. Ma lei è una persona orribile! Io l'ho imitata quando ho scoperto che lei non era affatto invalido! E io l'ho imitata pensando che lo fosse! Quindi lei è uno stronzo! E lei è una principessa! Montiamo? Sì. Mamma mia! Ma vede che a volte misunderstanding. Ho un moment se vuoi. No, grazie. Ma me lo prendo io. Ti mal di testa. Ma mi dispiace, non volevo, scusi. Mi scusi, la musica è necessaria? Ah, se ne dà fastidio. Se non dà fastidio a lei che ha mal di testa. Allora lascio? Sì. Lascio spento o accendo? Accenda. Mamma mia. Bene, cominciamo questo montaggio. Allora, dobbiamo prendere le aste e piantarle. Perché qui c'è un bel lavoretto da fare. Cosa? C'è un bel lavoretto da fare. Ma scusi, non la sento, posso spegnere? Dico, posso spegnere? Venga. Senta, tira fuori lei i picchetti mentre io preparo il catino. Sì, sì, ci penso io. Ma ci pensa e basta, mi scusi. La tenda è la sua, mi dia una mano. Sì, ha ragione, che l'ho vista così pratico, ecco. Allora, tenga sì, lì. Sì, qui, vero? Iniziamo con quell'asta, ah, sì, ok. Perché qui dobbiamo allungare e creare ovviamente l'iglu, perché sì, queste sono tende particolari. Ecco, allora, va bene così? Lo fisso prima qui sotto. Tenga forte, eh. Sì, sto tenendo. Vado di qua. Sì. Molto bene. Nel frattempo, tenga il tetto. Grazie. Vado giù, va fissata questa. Ah, ecco. Si sta formando piano piano. Sì, sì, prende forma, eh. Esatto. Aspetti. Se l'è fatta su misura. Vedi al tetto. Prego. La fissi esternamente. Lo sa, no? Che succede? Che se piove... Fa la conca. E poi? E poi entra l'acqua. Esatto. Ecco qua. Abbiamo finito.
finito? Ma che abbiamo finito? Ho finito, fa tutto io. Certo, è insopportabile oggi. Cosa? Il caldo. Da 5 anni a questa parte non lo sopporto proprio più. Ma qui c'è l'acqua, prego, si rinfreschi. Davvero? Prego, prego. Grazie, gentilissimo. Grazie. Grazie mille. Ah, oddio, oddio, oddio. Senti adesso. No, questa c'hai fit. Non ci siamo neanche presentati. È vero? Piacere, Simone. Matilde, piacere. Ci diamo del tu? Certo. E allora accomodati. Posso di nuovo usufruire dell'acqua? Certo, prego. Grazie. Fai come se stessi nella piazzola tua. Che cazzo. Faccio questo effetto? Quale questo? Ma stasera hai intenzione di fare la brace? Sì, anzi se volete cenare con me. Volete chi? Voi due, dico! Io comunque sono vegana. Ah no, Matilde? No, mi sembrava di aver capito, Matilde. Divertente. Vabbè, vorrà dire che cucinerò per lui. Ammazza in bocca! Ah, tu nodi la bocca, eh? Allora, caro, ti faccio una bella tagliata di pioppo, va bene? Scommetto che tu non sai neanche cosa mangiano i vegani. I vegani non possono mangiare. Non vogliono mangiare. I vegani non vogliono mangiare carne, pesce, latticini, uova, miele e pappa reale. Pertanto la dieta vegana esclude totalmente l'uso di prodotti animali e i loro derivati. Kit, vienimi a prendere. Preparato? Come mai? È perché sono uno che si informa. Ma ci picchia, complimenti. Ma perché questa scelta? Ma guarda, non avrei mai pensato di farla. Tutto è iniziato 5 anni fa, quando ho cambiato stile di vita. Questi 5 anni che ritornano, eh? Come? 5 anni che non andavi in vacanza. 5 anni che non sopporti il caldo. 5 anni che hai cambiato stile di vita. Ma che è successo 5 anni fa? Niente, perché? Comunque anch'io sono stato un periodo senza carne. Ma non lo so perché non mi andava. E poi che è successo? Che mi riandava. Certo. Per un po' si può fare. Poi, anche perché mi ero stufato di mangiare sempre le stesse cose. Guarda che se c'è una dieta variegata è proprio quella vegana. Frutta, verdura, legumi, pane, pasta, riso, cereali. Pertanto la dieta vegana per avere benefici va fatta a vita. Kit se incula. Senti, una domanda volevo farti. Come si chiama quell'alimento che mangiano i vegani? Ci fanno anche gli hamburger. Il seitan. Ecco, te voglio dire una cosa sul seitan. Ma te la voglio di sul seitan. Non si può mangiare sa di cartone quella. Sai perché si chiama seitan? Perché? Perché sei tanto superficiale. Ho capito perché ti sei fatta questa tenda. Cioè? Perché c'entri in piedi. Ma per chiuderla ti fai fare la scaletta da lui? Oh mio! Queste tende così bisogna stare solo in ginocchio. E tanto io sto sempre in ginocchio. Ah. Per pregare. Ah, avevo capito. Prego molto. Senti, visto che ti ho aiutato a montare la casetta dei puffi... Ma aiuteresti a sistemare la spesa? Non dovrei, visto che no. Mi stai prendendo in giro. Ma sono una brava vicina di tenda. Allora. Assorbenti. È una storia lunga. Me li presti? Se non mi servono, sì. Fagioli. Fagioli. Tonno. 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 Fagioli. 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 Sgombro. Sgombro. È un errore. Vabbè, sempre un pesce. Ma è un pesce sbagliato. È pieno di pesci sbagliati. Sgombro. Ma tu sei single? Ma che domanda è? Ma perché t'ho chiesto? Ma mi pare evidente, sono venuta in vacanza da sola. Del resto anche tu. Io che? Sei single? No. Ah, tu non sei single? No. Ma che no, sei venuto in vacanza da solo. E che vuol dire? A lei non piace il campeggio, sono venuto in vacanza da solo. Ma non state insieme da tanto? Ma un po' poco, una frequentazione. Ah vabbè, allora come me?
Ma se mi hai detto che sei single? Ma sì, perché anch'io ho una frequentazione non è una storia. Ma un impegno! Vabbè, impegno. Cioè? Scusa, sei uomo, sei venuto in vacanza da solo. Qualora incontrassi una che un po' ti... tu non ci andresti? No! Ammazza, bravo, grande stima, l'apprezzo. Perché tu ci andresti? Beh, io non lo escludo, non sarei così categorica. Ma sbagli! Ho capito, se a me mi piace uno io ce vado. Ma che cazzo te frega a te? Comunque ti arrabbi troppo su sta cosa. Lasciamo stare! Questa ha preso una botta, una pezza ha preso, pim! Pronto Agnese, dove sei? Dove sei? Con chi? Con tua sorella, passamela! Sta a casa sorella, sta! Ah, ciao Adri, come va? Sta a casa sorella, sta! Ah, vi state mangiando il gelato? Ah... senti, mi ripassi Agnese? Ciao Adri. Figura di merda, eh? Ho capito, stiamo a 500 km di distanza. Beh, dovresti essere contenta. Io? E io che io sto qua da solo, con chi sto? Grazie. Vabbè. Mamma mia che accollo questo. E te credo che è un impegno. Ho capito Agnese, devi fare le unghie, il French. Mamma mia. Va bene, dai, va bene. Ci sentiamo dopo. Ciao Agnese, ciao. Silenzio, parla Agnese. Colta in flagrante, eh? Ti sta tradendo con un gelato. Speriamo che non sia anche a Lippo. The crush grooving, the body moving, directing, making, and the record breaking.